La parte quarta, come avevo anticipato, è relativa all'open data, alle licenze per dati aperti, quindi non tanto al fenomeno open data to core, di cui vi parleranno in una lezione specifica, ma delle licenze per i dati in ottica aperta. E le licenze open, le più note sono le Creative Commons, anche se in realtà le prime storicamente sono proprio quelle del mondo open source, del mondo del software libero, le licenze del progetto GNU. Il GNU GPL, come ho detto, è la capostipite, la più antica, è nata nell'89 e sta per GNU, che è il nome del progetto, General Public License, licenza pubblica generica, quindi una licenza per software, diciamo senza particolari distinzioni, una licenza che si può usare per tutto il tipo di software ed è infatti la licenza più utilizzata. Da lì, da quel modello, negli anni, nei primi anni 2000, qualcuno ha pensato che, soprattutto diciamo incrociando l'esplosione di internet come fenomeno di massa nei primi anni 2000, che quello stesso modello di open license, cioè di licenze utilizzate per liberare le opere più che per chiuderle, più che per controllarle, si potesse applicare anche a tutte le altre opere, quindi non solo al software, che appunto era una cosa che si stava già sperimentando dall'89, quindi da quasi 13-14 anni, ma anche alla musica, anche ai testi, anche alla fotografia e anche poi vedremo alle banche dati. Perché c'è bisogno di licenze open per rilasciare un'opera? Lo so che in una platea come questa forse dico una banalità, ma perché il copyright scatta automaticamente. Cioè, a differenza di brevetto e marchio, che sono gli altri due grandi due, diciamo, componenti della famiglia proprietà intellettuale, che si acquisiscono depositando, registrando l'invenzione o il marchio, il copyright non richiede una formalità particolare per la sua acquisizione da parte del titolare. Quindi nel momento in cui qualsiasi prodotto intellettuale ha quel minimo di creatività richiesto dalla legge, automaticamente la legge riconosce all'autore i diritti, no? E quindi sostanzialmente tutto è sotto copyright, tranne ciò che sono sicuro essere fuori dal copyright. Quindi si inverte, il copyright è un copyright by default. E allora, se io voglio rilasciare liberamente un'opera, lo devo dire espressamente. Ecco perché, ecco il senso delle licenze open. E quindi ci sono dei pazzi, come me ad esempio, che rilasciano le loro opere con una licenza open, cioè che per loro scelta applicano una licenza che libera utilizzi dell'opera. Quindi, tuttavia, titolari del copyright, autori, editori, produttori, costituitori di banche dati, possono comunque scegliere di consentire la libera diffusione e addirittura a volte anche la modifica delle loro opere, rilasciandole con apposite licenze pubbliche, chiamate licenze open. Tra queste, le più note sono le Creative Commons, le capostipite, invece, quelle del mondo software, sono quelle del progetto GNU. Ecco la slide che avevo preannunciato prima, cioè una slide che fa una metafora molto, molto semplice, a prova di ragazzino di scuola media. Per cui possiamo equiparare una licenza a un cartello messo fuori da un parco, in cui prima dell'ingresso nel parco, che metaforicamente è la nostra opera, quindi prima di fruire dell'opera, ci avvisa delle cose che possiamo fare e delle condizioni che dobbiamo rispettare per entrare nel parco. Ok? Dicevo che in tutte le licenze ci sono queste due componenti, c'è sempre una parte di condizioni imposte e una parte di permessi concessi. La differenza sta in quanto pesa l'una parte rispetto all'altra. Quindi se una licenza ha una marea di condizioni imposte, di vincoli imposti e alcune pochissime libertà, la licenza viene chiamata proprietaria. Provate a leggere la licenza d'uso del sistema operativo di Apple o anche Windows, quello che volete, sono licenze che sono impostate per aggiungere tutta una serie di vincoli ulteriori rispetto a quelli che già il diritto alla proprietà intellettuale impone. Ok? La licenza open fa esattamente il contrario, cioè cerca di liberare ciò che normalmente il diritto alla proprietà intellettuale copre e vincola e quindi mantiene comunque alcune condizioni perché, ripeto, come ho già spiegato prima, se non ci fosse nessuna condizione sarebbe un'altra cosa, sarebbe un rilascio in pubblico dominio. Però fa prevalere alle condizioni imposte la parte di permessi concessi, di libertà concesse. Ok? E questa cosa si può fare anche con le banche dati. Creative Commons ha questo, diciamo, motto che si chiama che alcuni diritti riservati. Questa è la mia battuta, 50 sfumature di Open. In realtà non sono 50, sono 6. Però, appunto, grazie al meccanismo delle licenze, riusciamo a creare una sfumatura di grigi intermedi, 6 in realtà le sfumature di grigio create a Creative Commons, tra i due estremi, che sono da un lato il copyright e tutti i diritti riservati, e
e dall'altro il pubblico dominio, nessun diritto riservato. Ok? E appunto il motto è some rights reserved, alcuni diritti riservati. E le sei sfumature sono queste. 6 più una, perché ve l'avevo citata prima, il CC0. Cioè il CC0 non è tecnicamente una licenza. In inglese viene chiamato waiver, cioè atto di rinuncia. Cioè un documento con cui il titolare dei diritti libera la sua opera come se lui fosse, passatemi la battuta, già morto da più di 70 anni. Quindi io che volessi rilasciare queste mie slide con in pubblico dominio, cioè completamente libere dal copyright già da ora, devo mettere alla fine delle slide, invece che la licenza, mettere un CC0 e dico che potete usarla come se io fossi già morto a più di 70 anni, con ovviamente un asterisco, perché noi siamo giuristi italiani con un modello di diritto d'autore e non di copyright, noi abbiamo i diritti morali d'autore, quelli non sono rinunciabili, perché la legge sono diritti legati alla persona, quindi non sono rinunciabili, anche volendo, e quindi da noi il CC0 è sempre un CC0 con un asterisco, perché ci sono sempre quei 3-4 casi di esercizio previsti dalla legge sui diritti d'autore, articolo 20 e 21, in cui appunto l'autore può svegliarsi e decidere di esercitare un diritto morale d'autore. Però per tutto il resto si può rilasciare un'opera liberamente come CC0. E poi vedete che a scendere, dopo il CC0, abbiamo le sei licenze Creative Commons, che sono messe nell'ordine dalla più libera alla più restrittiva. Attribution c'è sempre, attribution è la clausola che richiede che l'autore originario, il titolare dei diritti originario, venga riconosciuto, cioè venga menzionato, che comunque va sempre menzionato lo stesso, nel senso che è una norma dell'ordinamento, cioè difficilmente io posso utilizzare l'opera di qualcun altro senza neanche citarlo. Quindi però ce lo ricorda, e la clausola aggiunge anche le modalità con cui l'autore, il titolare dei diritti, vuole essere menzionato. E poi a scendere vedete ci sono le varie clausole aggiuntive, condizioni aggiuntive, lo share alike che chiede di applicare la stessa licenza alle opere derivate, il no derivatives, cioè di non fare opere derivate, e poi c'è l'aggiunta del non commercial, cioè tenere distinti gli usi non commerciali da quelli commerciali. Quindi se c'è il non commercial vuol dire che l'autore o il titolare dei diritti ci sta dando una serie di autorizzazioni, ma sono solo quelle a scopo non commerciale. Credo che più o meno conosciate già la licenza Creative Commons, non voglio perderci troppo tempo, però vediamo come si infilano nel concetto di open data, come si armonizzano all'interno del più ampio concetto di open data. E dobbiamo vedere un po' anche la definizione di open data. Si cita normalmente quella fornita dalla Open Knowledge Foundation, che è una fondazione che si è occupata proprio di approfondire questo tema, ed è parzialmente più o meno ripercorsa anche dal nostro codice di amministrazione digitale. Quindi un dato è aperto se è liberamente usabile, riutilizzabile, ridistribuibile da chiunque per qualsiasi scopo, soggetto al massimo alla richiesta di attribuzione e di condivisione con la stessa licenza, cioè già più o meno ci ha detto tutto dal punto di vista giuridico, cioè di quali licenze. Open data è un concetto più ampio che richiede anche il discorso della struttura di come il dato viene messo a disposizione dal punto di vista informatico e potremmo dire biblioteconomico, della scienza dell'informazione, di come è strutturato il dato. Su quello non è mia materia, ok? Quindi la metadatazione e via dicendo. Dal punto di vista giuridico però sì, cioè dal punto di vista giuridico quello che si richiede è che il dato sia liberamente utilizzabile, riutilizzabile e ridistribuibile, quindi già una serie di libertà molto ampie che normalmente vengono invece coperte dal diritto d'autore, per qualsiasi scopo, quindi non si può fare differenza tra commerciale o non commerciale, e al massimo si può richiedere l'attribuzione e il condividere allo stesso modo, la condivisione con la stessa licenza, quello che Creative Commons chiama share alike. E quindi delle sei licenze che vi ho già mostrato prima, queste in realtà le uniche che sono coerenti con la definizione di open data, quella più universalmente riconosciuta, sono queste tre qua, cioè le prime, cioè il CC0, che ovviamente essendo un CC0 è molto open, e attribution oppure attribution share alike. Tutte le altre non realizzano un vero open data. Adesso c'è in ballo la battaglia, no, se cercate anche su Twitter l'hashtag dati beni comuni, dati beni comune, dati bene comune, scusate, trovate tutto un dibattito sul fatto che i dati relativi alla pandemia Covid non siano stati davvero rilasciati in open data, ci sia appunto la richiesta da parte di alcune associazioni, di fondazioni che vogliono magari fare dei calcoli, fare delle valutazioni.
su come sono state gestite le cose, però non hanno i dati in un vero status di open data. Comunque, vabbè, vi lascio ad approfondire se vi interessa. Ma tutto quello che abbiamo detto si è verificato proprio nell'ambito delle licenze open, no? Quello che dicevo prima, il fatto che le licenze, alcune licenze non licenziano correttamente il diritto sui generis. Eccolo qua. Creative Commons, essendo un ente no profit statunitense che ragiona con la testa americana del copyright americano, quindi non ha né i diritti morali né il diritto sui generis, si è persa questo pezzo, cioè si è accorta che una volta utilizzate le Creative Commons sulle banche dati, in Europa c'era un buco, cioè in Europa le banche dati rilasciate con Creative Commons in realtà non erano davvero open. Perché? Perché il diritto sui generis non veniva licenziato. Ok? E quindi mettere una banca dati sotto Creative Commons Attribution Share Alike 2.0, una vecchia versione, nel 2008-2009, non liberava davvero quella banca dati. E quindi fecero notare questa cosa, e allora Creative Commons si diede da fare, si mise al lavoro. Ora è stato superato questo problema. Prima hanno aggiunto, nella versione 3.0 europea, perché c'erano tutte le varie versioni localizzate, nelle versioni europee degli stati europei c'era questa, dicitura che sostanzialmente rilasciava. Cioè rinunciava al diritto sui generis, quindi si metteva una sorta di CC0 sul diritto sui generis, quindi colui che utilizzava un licenziante che rilasciava una banca dati con una CC, scusate, 3.0, di fatto sul diritto sui generis faceva un atto di rinuncia, quindi la banca dati era open a tutti gli effetti, cioè era senza diritto. Però poter licenziarlo invece, poter mantenere delle condizioni sul diritto, sulla banca dati facendo leva sul diritto sui generis, si è dovuto tappare il buco con delle licenze che invece considerassero correttamente il diritto sui generis. Prima che ci pensasse Creative Commons, in realtà ci ha pensato la Open Knowledge Foundation proprio, redigendo e diffondendo la Open Database License, la ODBL, che è effettivamente una delle licenze più note in ambito di open data. Ed è quella con cui viene rilasciato OpenStreetMap. Non so se lo conoscete, OpenStreetMap è un progetto bellissimo di raccolta di dati geografici di tutto il mondo con una marea di derivazioni, di sotto estrinsecazioni, per cui potete vedere aree molto molto definite con strati vari di dati. E quella nel 2009 era stata la prima licenza, diciamo, europea che licenziava correttamente il diritto sui generis. Però da un lato fu una disgrazia, nel senso che si creò finalmente, cioè, si creò per la prima volta un disallineamento tra le Creative Commons e un'altra licenza molto utilizzata, che poi non si parlano tra di loro per il motivo che dicevo prima, che la definizione di database derivato è diverso e poi funzionano in modo diverso, li licenziano in modo diverso. Come vi dicevo prima, nel 2013 è arrivata anche Creative Commons è corsa ai ripari, io ero presso di loro nel 2011, ho fatto una sorta di internship nell'inverno del 2011 e mi ricordo che già all'epoca stavano lavorando proprio su la 4.0, la versione 4.0 per chiudere finalmente il cerchio e licenziare il diritto sui generis. Io, essendo l'unico europeo all'epoca che era presso di loro a fare un'esperienza, fui proprio messo a lavorare su questo progetto qua. Quindi, a differenza delle versioni precedenti, la licenza 4.0, le licenze 4.0 non hanno versioni nazionali, ma hanno un unico testo utilizzabile in tutti i paesi. Quindi anche quello fu un grande passo avanti, cioè non abbiamo più una Creative Commons italiana, una francese, una tedesca, quindi tutte le varie poi questioni relative alla interpretazione diversa fra i vari ordinamenti, ma ce n'è una sola, standard, che viene poi rilasciata in traduzioni diverse, che però sono mere traduzioni, quindi non sono testi diversi. E queste, dal 2013 in poi, la 4.0, appunto, gestiscono pienamente e correttamente il diritto sui generis. E lo fanno così. Adesso non stiamo lì a leggerlo, però se volete vedere, ve lo lascio nelle slide, l'articolo 4, licenza Creative Commons, in versione 4.0, è l'articolo che spiega come viene trattato il diritto sui generis. Ecco cosa vuol dire licenziare correttamente il diritto sui generis.
In realtà questa slide non fa altro che fare questo, cioè nel senso è la stessa cosa di questa slide, cioè come vi ho detto le uniche licenze che rispondono alla definizione di open data sono queste, e questo è uno schema che io ho diffuso anni fa e che è stato poi anche ripreso, anche se con grafica diversa, dalle linee guida sull'open data dell'AGID, e sostanzialmente sono queste le opzioni, le tre opzioni. Noi possiamo o rilasciare i dati con un pubblico dominio, con un CC0 o con una ODC PDDL, che è la stessa cosa fatta, è l'equivalente del CC0 fatto da Open Data Commons, dall'Open Knowledge Foundation, oppure possiamo usare delle licenze che abbiano le due diciamo varianti, o semplice attribuzione, cioè questa, che è la soluzione sempre più consigliabile, tra cui c'è la CC BY, la ODC BY, oppure la cosiddetta IODL, che è quella italiana 2.0. Oppure ci sono quelle con la richiesta di applicazione di stessa licenza, con lo share alike, direbbe Creative Commons. Però con uno share alike che è diverso, quindi queste in realtà non si parlano tra di loro, cioè sono qua nello stesso elenco, ma in realtà non sono compatibili. Quindi CC BY SA non è compatibile con un ODC ODBL, la ODBL che vi ho citato prima, tantomeno con la IODL, che è stata addirittura deprecata. Cioè dovrei anche cancellarla da questa slide perché non andrebbe mai più utilizzata, era nata già male, era stata scritta non proprio bene diciamo fin dall'inizio, e aveva lo share alike anche lei. Quindi come vedete stiamo molto attenti all'utilizzo delle share alike, perché creano più problemi di quelli che risolvono, e spesso non se ne capisce davvero l'utilità. Cioè mettere lo share alike su dataset non funziona, cioè molti ragionano in ottica del fare lo stesso ragionamento del software, no? Come funziona nel software? Allora metto visto che è importante la clausola copyleft nelle licenze GPL, GNU GPL, la metto anche sui dati, ma non funziona allo stesso modo. Il software non è una banca dati, e una banca dati non è software. Quindi se poi volete ho altri video che spiegano meglio perché non bisogna scegliere una licenza. Bisogna meno possibile scegliere licenze con share alike per i dati. E qua questo viene da un paper di Federico Morando, ci spiega come poi le licenze non sono compatibili tra di loro, no? Cioè dove c'è il puntino rosso, dove c'è il quadratino rosso, vuol dire che le licenze hanno un punto diciamo di attrito, cioè non si parlano, no? Qui c'è la licenza dell'opera originaria e qua la licenza dell'opera derivata. Cioè se io acquisisco dei dataset, trovo in giro dei dati, perché questi qui parliamo di open data, quindi sono dataset che io trovo, no? Vado sul sito, non so, voglio fare un'applicazione per che mi dice meglio come quando arrivano gli autobus a Roma, e quindi vado sul sito tutti i mezzi di Roma, quindi vado sul sito dell'azienda che fornisce gli autobus, del sito dei treni locali, il sito di Trenitalia e il sito di Uber, che ne so, cioè metto insieme tutto e la mia applicazione mischia questi dati. Sì, certo, ma se poi le banche dati che io vado a acquisire sono rilasciate con licenze che tra loro non si parlano, mi troverò in questa situazione, cioè di riquadri rossi. Comunque vi lascio appunto approfondire se volete nel libro, è spiegato molto molto meglio.